Buonasera a tutti. Siamo qua per, come ha detto Piero, ricordare il 90° anniversario del genocidio degli armeni, ma non è solo questa la ragione, c'è un'altra ragione anche per cui io penso che stasera possiamo parlare di questo genocidio. Perché in questi giorni, in questi mesi, il genocidio degli armeni sta avendo una risonanza e sta assumendo un'importanza che va al di là, diciamo, dei confini ristretti della storia del nostro popolo e sta, in un certo senso, svolgendo un effetto leva, potremmo dire, tra queste due componenti che si stanno in un certo senso confrontando, quella dell'Europa e quella della Turchia. E stranamente, per un destino che gli armeni hanno avuto molte volte nella storia, di nuovo gli armeni si trovano un po' in mezzo a questa dialettica. La Turchia può appartenere all'Europa, non può appartenere, e gli armeni presentano attraverso la loro storia quello che è la necessità di una memoria storica che venga riconosciuta. E riconoscere la memoria storica significa anche porsi in una situazione in cui si possono affermare i valori della libertà di espressione, libertà di parola, e tutto questo viene messo in gioco un po' da questa dialettica Europa-Armenia. Quindi parlare del genocidio degli armeni significa anche un po' confrontarsi con questa dimensione. È possibile fare un lavoro, diciamo, di crescita anche della democrazia e del dialogo tra le nazioni senza usare lo strumento delle armi, senza usare la violenza, ma attraverso quella che è la forza del ragionamento, della ricerca, della conoscenza. Direi che questo difficile cammino mi sembra che stia anche iniziando. Ci sono dei segnali anche all'interno dell'intelligenza turca o anche del popolo turco che fanno pensare a una possibilità di questo riconoscimento, di questa possibilità in un certo senso di liberarsi da questo mantello ideologico, da questi fantasmi, da questa sorta così di ideologia negazionista e semplicistica che semplifica la storia, che la porta a una contrapposizione in cui le due parti non possono riconoscersi nei loro errori, nella loro storia, ma neanche nella loro convivenza che per secoli c'è stata. Quindi questa sera, oltre alla memoria del genocidio, penso che i nostri due oratori cercheranno di introdurci anche a una problematica più ampia. Marcello Flores parlerà del genocidio e anche in che modo ci sono degli aspetti in questo momento del genocidio che vanno ancora esplorati, approfonditi, quali sono un po' le sue implicazioni anche nella contemporaneità. Mentre Piero Somaini ci parlerà più in generale di quella che è la situazione, lo scenario all'interno del quale l'Armenia e la Turchia in questo momento si trovano come confinanti che non dialogano. Marcello Flores, al quale darò per primo la parola, è professore di storia contemporanea e di storia comparata alla Facoltà di Lettere dell'Università di Siena. Ha lavorato in tutti questi anni su molti temi che sono molto vicini ai temi del genocidio, ma non solo del genocidio armeno. Ha lavorato sul genocidio degli ebrei, ha lavorato sull'Unione Sovietica e sui Gulag, e ha anche pubblicato un'interessante ricerca su sulla Commissione Sudafricana per la verità e la conciliazione. Un esempio assolutamente straordinario di come da una situazione di conflittualità estrema si possono trovare anche delle strade non violente di dialogo, di comprensione e di mutua riconciliazione. In questo momento gli sta lavorando anche a un testo che uscirà nei prossimi mesi sul genocidio armeno. Quindi lascio a lui la parola, grazie.
tra i due poli che costituiscono il titolo di questo incontro, la memoria e la storia, sicuramente per quello che riguarda il genocidio degli armeni, diversamente forse da molti, anche se non da tutti, i grandi eventi della storia recente, del XX secolo perlomeno, a prevalere è ancora la memoria, non perché non ci siano già e anche da anni ricerche storiche che sono sempre più ricche e approfondite, ma perché certamente tra i due poli comunque la questione armena, così come si è sviluppata nei decenni successivi al genocidio e come ha ripreso anche ultimamente particolare rilevanza e interesse in questi giorni, come ricordava Mattia, è esattamente questo sulle pagine di tutti i principali giornali, lo è soprattutto attraverso la memoria e meno attraverso la riflessione storica. Questo proprio perché la lunga battaglia di far sopravvivere la memoria di quello che era accaduto, dopo una breve parentesi che adesso gli storici stanno cercando di ricostruire dell'immediato post-genocidio, in cui sembrava invece che vi fosse al tempo stesso un riconoscimento da parte delle grandi potenze come da parte della stesso governo turco post-bellico, con il processo che era stato intentato ai responsabili del genocidio, ma poi con la nuova situazione internazionale che si era creata dopo il Trattato di Losanna, a partire dagli anni '20 questa memoria era rimasta praticamente sotterranea e patrimonio solamente degli stessi armeni. Da loro poi, a metà degli anni '60, in occasione del 50° anniversario del genocidio, è ripresa la volontà di trasportare questa memoria su un doppio piano del riconoscimento politico-istituzionale della loro identità storica, di cui il genocidio era parte essenziale che non poteva essere dimenticata, e anche su quella della storia. E a partire da quegli anni, infatti, soprattutto con gli anni 70, che iniziano i primi lavori storici. Prima non che non esistesse materiale sul genocidio degli armeni, ma era materiale molto legato alla raccolta di documentazione successiva, immediatamente successiva al genocidio, quelle raccolte di documenti che ancora oggi sono fondamentali e che anzi vengono recuperate, arricchite da altre testimonianze e che si dimostrano una base straordinaria proprio per riproporre la ricchezza di verità fattuale anche di quell'episodio. Adesso, accanto a un'attenzione sempre più presente per la storia, che è un'attenzione che per la prima volta negli ultimi anni è molto forte anche tra studiosi non armeni o non di origine armena, e questo credo che sia un elemento veramente importante. Ci sono storici turchi anche, ci sono storici europei, ci sono storici americani che, pur non avendo legami con l'Armenia, ritengono che il genocidio armeno è un evento straordinario dal punto di vista storico per essere analizzato in quanto evento storico, oltre che come riflessione che assume anche connotati di carattere etico e politico più generale. Accanto a questo, la riflessione si è intrecciata ultimamente proprio con la questione dell'ingresso della Turchia in Europa. E questo intreccio ha riproposto ancora una volta la supremazia della memoria e di nuovo ha accantonato un po' la storia. Allora, essendo io uno storico, naturalmente da una parte mi preoccupo di questa prevalenza della memoria che rischia di lasciare a una piccola minoranza di studiosi l'approfondimento delle ricerche
della comprensione, della conoscenza completa di quell'evento. D'altra parte però credo che tutti gli storici dell'età contemporanea sanno che quando affrontano grandi temi c'è sempre un intreccio con un discorso pubblico, che spesso è anche politico, che parte dalla storia e che utilizza la storia per i suoi scopi, nel senso più positivo, spero, del termine, a volte anche in senso negativo. E quindi la riflessione sulla storia del genocidio è una riflessione che è intrecciata con problematiche che hanno a che fare con valori etico-morali, con questioni religiose, con problematiche di tipo politico, di politica internazionale. Su queste cose credo che, oltre all'intervento che poi seguirà il mio, ma poi ci sarà probabilmente l'interesse maggiore della discussione che ci sarà qui, quindi eventualmente poi anche su questi aspetti dirò in caso qualcosa. Vorrei però adesso individuare quelli che sono alcuni temi più prettamente storici, che sono quelli che si discutono nei convegni, nelle università, nei seminari, nei libri e nelle ricerche. Perché il genocidio degli armeni sta diventando, anche dal punto di vista storiografico, un non solo interessante ma ineliminabile laboratorio di riflessione anche metodologica sulla storia. In parte, anche se seguendo delle strade diverse, così come era successo per la storia dell'Olocausto, per la storia della Shoah, che diversi decenni dopo l'accaduto è diventato certamente uno dei momenti più alti di riflessione storiografica, per comprendere i meccanismi della storia nel suo complesso, oltre che per spiegare l'evento in sé e evento tragico come è quello di un genocidio. Per quello che riguarda il genocidio degli armeni, direi che sono tre o quattro i temi principali. Il primo, che riassume un po' forse tutti quanti, è che è il più controverso. In questo caso però il fatto che sia controverso io lo vedo come un fatto estremamente positivo, perché non è un elemento, anche se ci sono delle contrapposizioni a volte tra studiosi abbastanza animate, ma sono contrapposizioni che spingono a andare sempre oltre nella ricerca e a dare risposte che sono provvisorie ma che si cerca di superare. La questione, detta molto semplicemente, è tra chi vede un processo di sostanziale continuità tra i massacri del periodo amidiano che iniziano alla fine dell'Ottocento, nel 1894-96, e che poi proseguono con alcune punte particolarmente violente, come a Adana all'inizio del Novecento, e trovano poi nel 1915-16 il picco con il genocidio e continuano ancora poi successivamente, e quindi una valutazione unitaria di quella che è la violenza contro gli armeni che avviene all'interno dell'impero ottomano in tutte le sue diverse fasi, sostanzialmente quella di Abdülhamid II e dei giovani turchi nelle due diversi governi, e in parte per qualcuno anche successivamente al governo dei giovani turchi dopo la guerra, e chi invece ritiene che, pur ovviamente facendo pesare una eredità in cui le violenze che ci sono state nel passato hanno lasciato un segno, individua il genocidio del 1915-16 come un evento che nasce sostanzialmente in un ambito cronologico più ristretto, che si potrebbe cronologicamente classificare tra il 1912-13 e il 16-17, e che sarebbe caratterizzato da innanzitutto un acceso e
vittorioso nazionalismo turco che era soltanto in fieri e iniziale nella fase dell'impero ottomano sotto Abdülhamid, e che invece con la rivoluzione dei giovani turchi e con il modo in cui quella rivoluzione, che all'inizio sembrava o almeno si caratterizzava in parte anche come rivoluzione costituzionale, diventa poi sempre più un tipo di mobilitazione di nazionalismo radicale, e questo tipo di nazionalismo radicale che si configura con una forte stretta militarista e di organizzazione paramilitare che con la fine delle guerre balcaniche si concretizza nel triumvirato di Talat, Enver e Cemal, e che trova poi un elemento importantissimo per permettere, per dare l'occasione, la possibilità di portare, di arrivare alla scelta del genocidio invece che ad altre scelte di tipo esclusivo, repressivo, come era avvenuto nel passato, che è il contesto della Prima Guerra Mondiale. Una guerra che è di per sé, come è ormai riconosciuto da tutti quanti, un evento di rottura nella storia della modernità europea e mondiale, perché è la cesura tra una fase che sembrava di progresso continuo, di speranza, di ottimismo, di espansione, e che si caratterizza di, come si chiamava allora, mondializzazione, e che è un tipo diverso ma analogo a quella che è la globalizzazione che noi stiamo vivendo dalla fine del Novecento in questo nuovo secolo, e che i nazionalismi contrapposti che erano esplosi sulla crisi innestata dall'assassinio di Sarajevo aveva immediatamente riportato indietro di decenni. Un mondo che sembrava andare verso un'integrazione sempre più forte si ritrova polarizzato attorno a nazionalismi aggressivi che si combattono in modo che assolutamente era impensabile, perché la caratteristica della Prima Guerra Mondiale è la sua violenza, brutalità e intensità che assolutamente nessuno era stato in grado di prevedere. E all'interno di questa nuova realtà che si colloca o si collocherebbe il genocidio degli armeni come scelta del triumvirato dei giovani turchi di portare a un successo conclusivo un processo di pulizia etnica in quel territorio che proprio nel corso del nazionalismo che si era creato all'inizio del Novecento veniva individuato e rivendicato in modo mitologico e in modo certamente forzato dal punto di vista storico, ma non per questo meno sentito dai turchi, come patria dei turchi. Diventando l'Anatolia patria dei turchi, diventava indispensabile farne uscire con qualsiasi modalità, e la guerra permette che la modalità sia quella più rapida e radicale, le altre presenze che potevano risultare ingombranti a questa omogeneità completa che il nazionalismo turco voleva imporre. Quindi attorno a questo problema c'è diciamo il tema di come i grandi eventi storici siano in qualche parte, in qualche misura autonomi, anche se legati al loro passato, o siano sempre invece il frutto in qualche modo meccanico e ineluttabile di quello che è pregresso. Questo è un discorso che vale per qualsiasi grande evento storico, e quindi da questo punto di vista la discussione sul genocidio armeno è una grande discussione storiografica sulle grandi questioni di metodologia storica che in tempi passati sono stati affrontati per la rivoluzione francese, per la rivoluzione russa, per la Shoah e così via.
L'altro è il tema della rottura epocale che si crea con la guerra, o perlomeno con le guerre, visto che le guerre balcaniche anticipano di un paio d'anni la guerra mondiale, e le modalità nuove di violenza estrema, radicale, che questo nuovo contesto permette e che è quello che fa fare il salto di qualità, nel senso della violenza, alla emarginazione, repressione, esterminio degli armeni rispetto a quelle che erano state le violenze invece precedenti. Ecco, questo credo che è un po', detto molto schematicamente, la ricchezza della discussione storiografica, che è accompagnata da una non sempre facile ricerca di fonti e di documentazioni, perché la chiusura degli archivi turchi rimane comunque un handicap in qualche misura insormontabile, anche se la documentazione esistente ha permesso ormai una ricostruzione a grandi linee e anche a piccole linee nei dettagli di gran parte di quello che è avvenuto, e se c'è una ricchezza che sta riprendendo proprio in questi ultimi anni di testimonianze, memorie, eccetera, che o sono riprese dal passato o addirittura vengono nuove a aggiungersi a quelle che già conoscevamo. Vorrei solo, per non abusare troppo della vostra pazienza, porre un'altra questione che spero poi possa essere magari oggetto della discussione successiva, che è qualcosa che agli storici riguarda, ma non riguarda solo loro, e cioè il modo in cui la coscienza storica collettiva del passato si forma e si trasmette. Rispetto al genocidio armeno abbiamo con chiarezza, potremmo dire, tre posizioni. La conoscenza fondata soprattutto sulla memoria e sull'identità di questo passato da parte degli armeni, la conoscenza fondata prevalentemente sulla negazione o su una lettura sostanzialmente strumentale, giustificazionista o addirittura difensivista da parte turca di questo stesso evento, e una larga ignoranza che è esistita e che in gran parte esiste ancora del resto del mondo, possiamo dire così. Questo avviene, è avvenuto sempre per quasi tutti i grandi eventi. Sono pochi gli eventi che in realtà riescono a essere conosciuti, trasmessi e a diventare patrimonio della coscienza storica collettiva di tutti quanti. Ce ne sono alcuni però che ci sono riusciti, il caso della Shoah è uno di questi, ma ci sono riusciti con fatica, con grandi tappe che sono state necessarie sia sul piano storiografico ma anche sul piano politico. Pensiamo alla lentezza con cui una Germania che era diventata democratica e che aveva riconosciuto immediatamente nelle sue nuove forme istituzionali un distacco netto dal proprio passato nazista, la lentezza con cui è riuscita a riconoscere in pieno e a poter dichiarare esplicitamente le colpe di quel regime passato con cui non aveva e non voleva avere più a che fare. Ci sono volute una, due generazioni perché diventasse possibile quello che è stato recentemente, per esempio, con il ministro degli esteri tedesco che a Marzabotto è venuto a chiedere perdono e a riconoscersi nelle vittime di quelli che i tedeschi di due generazioni prima avevano commesso in Italia. Allora, questo è un tema che è importante, e che è importante soprattutto perché ha due aspetti. Da una parte la necessità, che è insieme morale, giuridica e politica, di politica internazionale, di
riconoscere in modo netto e senza ambiguità quello che è stato un fatto storico riconosciuto e accertato senza ombra di dubbio, l'esistenza del genocidio armeno. Dall'altra c'è il problema di come cercare di riuscire a far passare, e questo non può che avvenire per gradi, per tappe, in un processo storico, la conoscenza e la consapevolezza di quello che è successo in un popolo, in una cultura che si è creato negli anni, e in parecchi anni, ormai ne sono passati 90, sulla negazione di quello stesso fatto, e che chiaramente non possiamo pensare che da un giorno all'altro improvvisamente si apra gli occhi a una collettività che è stata educata in un senso diverso. Ecco, da questo punto di vista credo che l'opportunità e le possibilità che la richiesta d'ammissione concessa per il momento con beneficio di inventario alla Turchia di entrare in Europa può essere l'occasione per accelerare questo processo, per muoversi sul doppio binario della battaglia per il riconoscimento pubblico, diciamo anche istituzionale, del genocidio, e dall'altra per trovare le forme e le modalità con cui riuscire al tempo stesso a incidere nella modificazione della coscienza storica collettiva turca, ma anche dell'Europa intera, che spesso è ugualmente assente e ignorante su questa tematica. Ecco, mi fermerei qui. Professor Flores, penso che ci abbia così in maniera sintetica praticamente focalizzato queste due facce del problema. Da un lato questa rievocazione con un'interpretazione abbastanza globale che connette i vari momenti storici di quello che è successo storicamente al popolo armeno, e dall'altro abbia aperto questo grosso interrogativo: perché questo genocidio è ancora negato e che cosa, quali sono i passi, quali sono il processo nel quale noi siamo. Chi ha comprato il Corriere della Sera in questi giorni ha avuto la possibilità di vedere praticamente fisicamente questo tipo di contrapposizione. Da un lato un articolo di fondo di un Stellino in cui parla di una colpa, di un genocidio rimosso, e dall'altro una risposta del rappresentante della stampa dell'ambasciata turca che parla di illazioni, che parla di cose su cui bisogna mettersi d'accordo, che praticamente minimizza e ridicolizza in un certo senso questo tipo di realtà. Ecco, tra questi due atteggiamenti, tra queste due cose, che non sono certo una contrapposizione come a volte viene un po' strumentalizzato il nostro genocidio tra cristianesimo e islam, ma direi che è una contrapposizione praticamente tra due modalità di vivere dei fatti storici che, come ha spiegato bene Marcello Floris, praticamente si sono poi incistati in convinzioni culturali molto radicate, assumendo anche dei toni politici, assumendo molte volte anche delle valenze economiche, e è su questo tipo di contrapposizione che probabilmente ci si deve e si può muoversi da tutte e due, cercare di sciogliere questo tipo di nodo, che da un punto di vista anche più generale, non solo armeno, costituisce effettivamente uno dei grandi interrogativi con cui ci si può confrontare quando si parla tra popoli con culture diverse e con modi diversi di rappresentarsi la storia. Ecco, il professor Pietro Somalini, che insegna storia dei trattati internazionali e politiche internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano, penso che ci darà un'apertura un po' in contemporaneo su questa dialettica, sulle ragioni che portano, diciamo, questi popoli che vivono, alcuni si affacciano sul Mediterraneo, ma che sono collegati soprattutto attraverso la loro connessione caucasica, quali sono le ragioni complesse che li tengono separati in questo momento, che fanno sì che questo tipo di muro di silenzio, questa negazione, questo modo completamente contrapposto di vivere la storia,
si traduce poi in una contrapposizione fisica, in una chiusura di confini e in una situazione di tensione continua. Lascerei a lui la parola per approfondire questa tematica. La realtà del genocidio armeno è un dato riconosciuto in questa sala e non mi ci soffermo ulteriormente, avendone già parlato Lopez. Adesso siamo proprio in presenza del 90° anniversario, abbiamo visto la stampa internazionale italiana ha dedicato articoli, saggi al genocidio. C'è una meritoria iniziativa portata avanti in alcuni paesi europei tra storici armeni, storici turchi, per accettare faticosamente la realtà del genocidio armeno. È però questo un passo in avanti ancora confinato ad una minoranza intellettuale, insomma, no? Lo stesso Erdogan, il primo ministro turco Erdogan, inaugurando a Parigi un memoriale a Istanbul, e poi anche a Parigi ha fatto dei riconoscimenti nei confronti, però siamo ancora molto lontani da parte turca di un riconoscimento del genocidio armeno, appunto come sottolineava Flores, paragonabile a quello della Germania attraverso tutto un cinquantennio e soprattutto negli ultimi due decenni. Tuttavia, anche se formalmente il riconoscimento del genocidio armeno non fa parte del programma, come dire, diplomatico dell'iter, del processo di avvicinamento e di adesione all'Unione Europea della Turchia, inevitabilmente nel corso dei prossimi 10-15 anni, quindi al di là del 90° anniversario di oggi, di questi giorni, insomma, rimarrà un tema scottante del dibattito europeo, del confronto tra Turchia ed Europa. Siamo di fronte ad un groviglio veramente in questo momento, a un puzzle dove si incrocia, no, il desiderio della Turchia di entrare nell'Unione Europea, l'avversione a questa di settori importanti di popolazione e di forze politiche europee nei maggiori paesi europei. I rapporti, ovviamente, come sappiamo, abbastanza pessimi tra Turchia ed Armenia direttamente fra di loro. La situazione di instabilità che caratterizza un
gran parte, ormai comincia a essere gran parte di quello che viene chiamato, che i russi chiamano l'estero vicino, perché dopo l'implosione dell'Unione Sovietica, che non fu affatto indolore, già prima della caduta di Gorbaciov, già dall'88 comincia la guerra armeno-azera. Sì, scusate. Oggi la Russia, i cui confini geografici, a cui non sono ben definiti, già ha perso molta parte di quella che era l'Unione Sovietica, oggi si trova a perdere altre, guarda il caso dell'Ucraina, la Georgia molto instabile, Moldavia, la Bielorussia viene definita da Condoleezza Rice avamposto della tirannia, e cioè c'è un'azione programmatica anche per staccare porzioni di ex Unione Sovietica, vuoi dall'appartenenza alla Russia, vuoi da quella che era la sua area di influenza. Poche settimane fa un qualcosa che è stato tra una piccola rivoluzione e un colpo di Stato nel Kirghizistan. Veramente non parliamo poi del Caucaso, dove c'è una situazione di instabilità che viene anche accentuata, per esempio, nei giorni scorsi dall'uccisione di quello che almeno veniva ritenuto il leader più moderato dei ceceni, Mashkano. Adesso la leadership dei ceceni che portano avanti azioni di terroristiche improntate all'esempio di Al-Qaeda, insomma, all'esempio del fondamentalismo più spinto, si spingono nell'Ingushezia, si spingono nel Dagestan, eccetera, non più si limitano a. E l'Armenia è lì vicino, no? La Georgia è molto instabile, la rivoluzione delle rose è tutt'altro che consolidata, gran parte della Georgia sfuggono al controllo del governo centrale. In questo momento, quindi, mi sembra adesso affastello e metto assieme tanti pezzi di mosaico, no? E per quanto riguarda i rapporti tra l'Europa, sembra a me, per quanto riguarda i rapporti tra l'Europa e la Turchia, indispensabile portare avanti il discorso del riconoscimento storico, politico del genocidio armeno e metterlo come di fatto sarà una delle componenti del processo di avvicinamento della Turchia all'Europa. Allo stesso tempo vediamo, per quanto riguarda i rapporti con l'Europa, vediamo che mediamente da parte europea molti parlamenti hanno già riconosciuto che quello europeo, francese, in parte quello italiano, Svizzera, Norvegia. L'altro giorno la dieta polacca è stata condannata dal Parlamento turco per avere riconosciuto il genocidio. Per quanto riguarda
il riconoscimento da parte europea del genocidio armeno sono stati fatti parecchi passi nell'ultimo decennio. D'altro canto, nei confronti di un popolo che sicuramente per civiltà, persino per radici linguistiche, per religione, più vicino all'Europa di quanto non sia la Turchia, voglio essere sincero, insomma. D'altro canto, io sono uno che ha scritto in passato e continua a essere favorevole all'adesione della Turchia all'Europa. Non mi nascondo le gravi difficoltà di questa cosa dal punto di vista economico, ma le cose che contornano l'entrata, il processo di entrata della Turchia in Europa trovano ormai forti resistenze in grossi settori dell'opinione pubblica e vengono anche strumentalizzati durante le campagne elettorali all'interno dei singoli paesi europei. Basti pensare alle nostre elezioni regionali poche settimane fa, con manifesti contro la Turchia del Lega Nord, tanto per non citare nessuno, il rischio che la questione turca sia un grosso ingrediente di una non impossibile bocciatura nel referendum in Francia il 29 maggio della Costituzione europea, e così pure ostilità che vi sono in Germania, dove ci sono tra 1,5 milioni di turchi. Quindi questo da un lato. D'altro lato la Turchia ha fatto negli ultimi 2,5 anni di governo Erdogan un governo islamico moderato, democratico, che riconosce i principi democratici, ha fatto degli straordinari, e il Parlamento, la maggioranza parlamentare e anche una parte dell'opposizione, degli straordinari passi in avanti da un punto di vista legislativo, costituzionale, sul ruolo dei militari, sul peso delle minoranze etniche, prima di tutto in Arabia, dei notevoli passi in avanti, che però sono ancora molto sulla carta e che richiederanno anni per essere implementati, realizzati effettivamente. Quindi è stato, abbiamo una notizia positiva, la vittoria del leader europeista nella frazione turca di Cipro, Mohammed Ali Talat. Il problema? Mi intrometto nel suo discorso, ma credo che noi siamo qua per parlare del genocidio armeno e non per l'entrata della Turchia in Europa. Ma scusi, sono cose che vanno di pari passo, perché dell'uscita dell'isolamento dell'Armenia, che è un paese senza sbocco al mare, della sua modernizzazione, passa anche attraverso la Turchia, in buona parte attraverso la Turchia. C'è un rapporto privilegiato, plurisecolare, con la Russia zarista, con l'Unione Sovietica, la Russia di oggi, in parte anche con l'Iran, no? Se non va avanti il dialogo
politico-diplomatico, economico-commerciale tra la Turchia e l'Armenia, non bastano i seminari di professori. Io voglio solo segnalare che David Phillips, sull'Era Tribune, era un articolo pubblicato dal Boston Globe, segnala come il reciproco riconoscimento diplomatico tra Armenia e Turchia e l'apertura dei valichi doganali, Kars, Gyumri, sono i piccoli primi strumenti per aprire la strada allo sviluppo dell'Armenia, a una distensione dei rapporti tra Armenia e Turchia, che erano stati inveleniti anche dalla guerra tra Armenia e Azerbaigian, essendoci di mezzo 800.000 profughi tra una parte e l'altra, una pulizia etnica reciproca nella guerra attorno al Karabakh e nelle regioni confinanti. Vorrei sottolineare un'altra cosa, visto che la signora si è spazientita perché parlava della Turchia, ma l'Armenia è lì. Avrebbe uno sbocco al mare attraverso la Georgia, ma non è un caso che l'oleodotto da Baku a Ceyhan in Turchia bypassi l'Armenia e passi per la Georgia, oltre a Ezra. Vedremo quando sarà finito. Io metto forse l'accento sugli aspetti, diciamo, di pericolo inerenti alla Turchia. I due anni e mezzo di luna di miele del governo Erdogan, secondo alcuni osservatori, sono un po' finiti. E c'è un ritorno in forza di forze nazionaliste, sia all'interno del partito di maggioranza islamico moderato, sia all'interno delle forze armate. Si potrei citare quello che dice il generale in capo, Bill Scott. La situazione non può anche regredire in Turchia e quindi rendere più difficile il dialogo tra l'Europa e l'Armenia e tutto quanto. Perché se ci dobbiamo limitare solo alla questione del riconoscimento del genocidio, benissimo, siamo tutti d'accordo dentro questa sala. Bisogna vedere di suggerire anche le strade per andare più avanti. Abbiamo un altro settore, e con questo chiudo, la questione curda. Ci si sta illudendo che la questione curda sia democraticamente, pacificamente chiusa sia in Turchia sia in Iraq, perché sono passati 3 mesi dalle elezioni del 30 gennaio che dovevano riportare la democrazia e ci troviamo alla formazione solo oggi di un governo che manca in Iraq e siamo lì a un passo. Curdi ce ne sono anche in Armenia, per dire. La Turchia rischia di essere destabilizzata dal conflitto iracheno, che è tutt'altro che finito, anche se ci sono state 3 mesi fa delle elezioni democratiche.
la formazione di uno Stato curdo nel nord dell'Iraq può essere motivo, spero di no, tutti speriamo di no, ma essere motivo di destabilizzazione e quindi di un ritorno nazionalistico della Turchia, che certo non faciliterebbe né l'approccio europeo né l'apertura verso l'America. Quindi scusa se... No, grazie. Io penso che i due interventi che ci sono stati e anche una certa così, domanda che è nata dal pubblico siano motivo più che sufficiente per aprire un dibattito, un dialogo e per chiedere ai due oratori magari di approfondire alcuni aspetti che sono stati affrontati. Quindi vorrei chiedere se qualcuno vuole... No, ok. Allora c'è l'ambasciatore Ruben Sugarian, ambasciatore della Repubblica Armena in Italia, che vorrebbe fare un piccolo... L'ambasciatore parlerà in inglese, non so se... Non capiamo tutto. Senza preoccupare. Non c'è bisogno. I will speak slowly in English. Now, I have to apologize next year when I come to commemoration of the genocide in Milano. I promise to speak in Italian. Actually, I can understand what was said, but I do not wish to speak in Italian now. But I would like to refer to several questions that were raised during the presentations of the respectable speakers today. First of all, a very important fact was mentioned about Prime Minister Erdogan's letter to President Kocaman. And we received this letter on April 22nd, 2 days before the commemoration of the genocide, of the 90th anniversary of the genocide. I want to say a few things about this letter. The fact of the letter is interesting because it is sent on the days of commemoration. And the tone of the letter is not very aggressive, as it was in the past. But there is one very big and unacceptable thing for us in this letter. Prime Minister Erdogan offers to establish a commission of historians to look into the past and to discuss whether the genocide happened or it didn't happen. We are not going to discuss a historical fact. And Mr. Erdogan tried to, I think, look good in front of the European community by offering such a thing. But President Kocaman sent his response yesterday, and it was publicized already. And in the response, he said very clearly that to face the past, we need to build a normal present and normal future. During all these years of independence, Armenia offered to Turkey to establish diplomatic relations without any preconditions, to have open borders, to actually start economic cooperation, but Turkey refused to do that. Secondly, the question of the genocide cannot be left to the historians, because the genocide
is a historical fact. The question of the genocide could be discussed only within the intergovernmental committee. And as all other questions, and President Kochanan wrote that there are a lot of countries in Europe who have difficult relations, but they have open borders, they have diplomatic relations, and what we see from Turkey today is only hostility. One more thing I would like to say and to stress is that a lot has been said about the Turkish integration into the European Union. And Mr. Manukyan mentioned the letter of Turkish consigliere in Roma. We sent our response letter yesterday. It was not published today. Hopefully it will be published tomorrow, my letter. But the thing is that today the recognition of genocide is not the question of Armenia only. It's the question of Europe. And it is Europe that is letting Turkey in. What kind of Turkey? What kind of Turkey? Turkey which keeps its borders closed with Armenia. Turkey that denies the fact of the genocide. Turkey that has a lot of human rights abuses and many, many other problems. Armenia would like to have a common border with the European Union. But we need to know what kind of Turkey we are letting in. Armenia also wants to become part of the European Union in the future. And for us, from the civilizational and cultural point of view, it's much easier than for Turkey. Because integrating into Europe for Armenia means going back home. We are coming back home when we say that Armenia integrates into European Union and European architecture. For Turkey, it would be much more difficult from the point of view of culture. But I think that the worst thing today that happens in Turkey is the policy of the denial of the genocide. By denying the genocide today, the present Turkish government is establishing a link, a responsibility link, between the Ottoman Empire and the government of the Ottoman Empire responsible for the genocide and the government of today. Denial is the last phase of genocide. It's not different from genocide. Denial is the last phase of genocide. Blockades are the continuation of this policy of Turkey. And Turkish position on Nagorno-Karabakh, a position when it unilaterally supports Azerbaijan, is also hostile to Armenia. So, today, Turkey must have a courage, together with us, of course, to look into its past without prejudice, and to feel repentance, to feel sorry for what happened. To feel sorry, to feel repentance is a European value. And if Turkey does not share this kind of a European value, the value of the ability of the courage to feel repentance, then it is not worth of coming into the European family. Thank you. Grazie a tutti, spero che tutti abbiano comprese.
penso che abbiano anche compreso questo strettissimo legame tra interrogarsi su quello che è lo stato della Turchia oggi e quello che è il riconoscimento della storia del nostro popolo. Io devo fare una domanda. Sì, l'ambasciatore. A piedi col microfono. Una prima considerazione, io non credo che questo 90° sia passato in vano, perché il fatto nuovo che forse dovrebbe essere considerato è che per la prima volta noi assistiamo a un riconoscimento, diciamo, europeo, un riconoscimento internazionale del genocidio che prima non c'era. Ecco, quindi questo è un cambiamento, no? Che prima non c'era, quindi... Quindi credo che dobbiamo sottolineare che per la prima volta si discute del genocidio armeno come parte della memoria storica europea, insieme appunto alla Shoah, alla memoria dei Gulag, e questo non c'era prima. Ecco, io ricordo tante iniziative che abbiamo fatto insieme con Cucciucchiano, e Cucciucchiano cominciava il suo lavoro, e oggi però lo scenario è cambiato, quindi questo scenario secondo me è molto, diciamo, è molto importante. E fra l'altro qui ci facevo un riferimento alle differenziazioni tra la memoria della Shoah e la memoria del genocidio armeno. Ecco, io credo che qui noi possiamo vedere come abbiamo avuto in Germania gravi difficoltà, ma poi abbiamo avuto nella società tedesca, diciamo, un riconoscimento. Successivamente noi abbiamo visto, dopo l'89, come il riconoscimento della Shoah in altri paesi in Europa, perché né in Ungheria, né in Romania, né in Cecoslovacchia, i russi ancora ci sono difficoltà, però la Shoah, come dire, veniva discussa. Ecco, quindi noi vediamo invece oggi come questa internazionalizzazione della memoria del genocidio armeno è un fatto nuovo, e questo secondo me avrà comunque nel futuro delle ripercussioni in Turchia. Ecco. Io vorrei fare però una domanda, questo è il problema che vorrei porre all'ambasciatore. Voi vi aspettate che questo riconoscimento in Turchia debba venire a livello statale, a livello governativo, oppure voi pensate che non sia importante invece leggere nella società civile? Cioè, io non so, ho un po' questa percezione, che se si guarda, diciamo, a quelle che potranno essere le reazioni dei governanti, noi aspetteremo ancora molto. Invece, secondo me, si dovrebbe avere un occhio rispetto a cosa succede nel mondo culturale, cosa succede nella società, cioè perché quello che succederà nella società turca inciderà a livello governativo. Se no, ecco, io mi chiedo appunto se non sia questo il problema, cioè di non guardare appunto la Turchia come, cioè, che ci fosse una rivoluzione dall'alto, domani il governo turco dice io riconosco il genocidio armeno, bene, no? Io penso che dovevo pensare che se ci sarà un cambiamento nel governo turco, questo avverrà a partire dalle trasformazioni della società. Ecco, questo secondo me è un punto che vorrei chiedere all'ambasciatore. First of all, of course, we stand for the recognition by the Turkish government. And here, there is one important nuance. When we speak about the recognition of the genocide, first and foremost, we mean the restoration of historical justice. And when we speak in our diaspora all over the world, this recognition of historical justice is the primary cause of it. And when we speak about the recognition of genocide in Armenia, in the Republic of Armenia, it is first and foremost, besides the restoration of historical justice, it is a security guarantee of never again. When I say Turkish government,
And when we mean that Turkey recognizes the genocide, it is the guarantee that Turkey will never try to commit something like that again. It's the guarantee of never again. And when we speak about the recognition as a moral process, you said, it's not just a full stop, yes? Full stop is the question of today for now. But if you speak about compensations, if you speak about restitution and all other kinds of things, today the government of Armenia is raising the issue of moral recognition. The facts and the problems, the questions of compensation and restitution have to be raised individually, as we do all over the world. For example, in American courts, when the American insurance company, New York Life, is taken to court, and when Armenians win individual cases. But if there is no moral accountability today, we cannot speak about the future. And yes, to your question, I will say that yes, we stand in Armenia. For us, the most important thing is the recognition by Turkey itself. But it is not a precondition for establishing relations with Turkey now. Ci sono altre domande, altri interventi? Flores, Somaini. Va bene qua? No. Voce alta, Io mi ha chiesto la parola, scusa, grazie a tutti. Ha chiesto all'ambasciatore se il governativo deve essere il riconoscimento oppure la società turca deve riconoscere. Io, con tutto il rispetto verso il popolo turco, perché sono nata a Istanbul, ho dei ricordi bellissimi a Istanbul, però il riconoscimento deve essere governativo, perché i testi scolastici non parlano assolutamente dell'Armenia. L'insegnamento della storia armena nelle scuole armene è vietato. Allora è impossibile aspettare dalla società turca un riconoscimento. Prima di tutto devono cambiare i testi storici, i libri storici. La presenza armena in Asia Minore in passato è stata cancellata, l'argomento è stato cancellato completamente. E poi la diaspora e l'Armenia ha commemorato pacificamente il 24 aprile. L'unica vero motivo dell'entrata di nuovi paesi in Europa è solamente un motivo economico. Che motivo economico c'è a far entrare una nazione come la Turchia in Europa? Sinceramente non ho mai capito. E tutti quelli che dicono il contrario parlano di nebulose, di cose nebulose, senza avere una chiara esposizione economica del fatto che la Turchia debba entrare in Europa. Grazie. Volevo
fermarmi un attimo su una frase del dottor Serapiano, quale diceva della buona fede della società, di alcuni esponenti della società turca. Io credo che questa buona fede sia fuori discussione, soprattutto in alcuni casi che si stanno sempre più allargando nell'ambito della società civile. Ricordiamo Raghib Zarakolu, invitato in Armenia al convegno internazionale, che non ha potuto essere presente perché è sotto processo per aver parlato del genocidio e per aver parlato della distruzione dei villaggi curdi. A Raghib Zarakolu la fondazione Serapian ha dato un premio nel 2000 a Padova per proprio in particolare anche alla moglie che ora non c'è più. Ecco, questo era un chiarimento. Volevo chiedere al professor Flores, che è stato in Armenia e ha presenziato e ha fatto anche discussant nelle giornate di colloquio internazionale, se ci poteva dare brevemente una sua percezione di questa realtà, di un paese che ha invitato decine di storici che vengono da tutti i paesi. Direi che il gruppo più numeroso veniva da Israele, questa volta c'era anche un deputato, e c'erano storici turchi. Ecco, credo che l'uditorio sarebbe interessato a conoscere la percezione di uno storico italiano che si è diciamo trovato in questa situazione, in un ambiente armeno che vive in questo momento una situazione difficile nei rapporti con la Turchia, e se ci dava la sua percezione di questa realtà, magari incentrandola alla domanda che è sottesa in questa serata: la società civile può influire sui governi, in che modo? Grazie. Io credo che la questione che è dibattuta qui questa sera vada inserita in un ambito un po' più ampio che ci aiuta, o almeno a me mi offre elementi di particolare ottimismo. È il fatto che per quanto ci siano e continuino a esserci governi che cercano di conculcare la società civile, il tipo di società globale che sta emergendo sempre di più è una società irrefrenabile nella comunicazione allargata che ha. Questo significa che certamente ci saranno continuamente passi avanti e passi indietro, momenti di reazione, ma i momenti di reazione non sono il segnale di una chiusura di un processo. I momenti di reazione da parte dei governi, come quello del governo turco, come questa ripresa per certi aspetti del militarismo nazionalista in alcune delle alte sfere del governo turco, sono esattamente il timore che nella società, sia pure in piccole nicchie, ma che tendano ad allargarsi, si innesti un processo che poi non è più controllabile, e che è quello che permette. Io non sono stato recentemente in Turchia, ma parlavo proprio pochi giorni fa con una serie di miei studenti del Master a Siena che ci sono stati e che diciamo, non hanno nulla a che fare con la questione in particolare, ma che sentivano, leggendo e parlando soprattutto con le persone, che del genocidio armeno in Turchia si parla, qualcosa che credo anche solo 5 anni fa non era una percezione possibile in chi, persona qualunque, andava, chiedeva, parlava e così via. Io credo che questo è l'elemento importante, e credo che questo sia l'elemento che gli organizzatori del convegno internazionale in Armenia, il ministro degli esteri, soprattutto il ministro degli esteri, accolto, anche
rapporti e questioni che possono sembrare e che sono probabilmente marginali. Un convegno di storici, cosa possono essere 6 storici israeliani, 5 storici turchi, eccetera, nel mezzo di governi, Nazioni Unite, parlamenti europei, eccetera. Eppure sono degli elementi importanti perché costituiscono una di quelle modalità di trasmissione e di allargamento, di rendere sempre più inevitabile che si parli. Io credo che la cosa principale, da questo punto di vista, la proposta armena di puntare come primo atto alla apertura delle frontiere senza alcuna condizione, credo che sia giusta e lodevole e fondamentale, è proprio quello di individuare nella possibilità di discorrere, di parlarsi, l'elemento che può essere la vera leva per far arrivare il riconoscimento del genocidio nella società turca e dalla società turca rimbalzare poi anche in una necessità del governo che troverà i modi per chiamarlo in un altro modo, per dei riconoscimenti parziali, ma che sarà inevitabile nel corso dei prossimi, io spero nel corso dei prossimi 10 anni, in modo che nel centenario sarebbe bello poter avere, diciamo così, aver risolto perlomeno il problema del riconoscimento collettivo di questo fatto storico. Credo che quindi sono tutti questi momenti che possono servire a aprire degli spazi di discorsi in cui poi anche il confronto con posizioni negazioniste, in questo modo anche direi, può essere comunque utile, perché se il negazionista accetta comunque che ci possa essere la possibilità di discorrere e che quindi anche gli storici, cioè, possano dire da loro, quello è un elemento che necessariamente poi andrà a svantaggio del negazionista, la cui grande forza finora è stata quella di avere l'apparato dello Stato che dice non se ne parla proprio. Non sono le motivazioni dei negazionisti, ma il fatto di impedire che se ne parli la loro forza. Quindi è spingere perché si aprano spazi di parola, di discorso e di dialogo. Da questo punto di vista credo che qualsiasi tipo di spazio, che siano di categoria, di associazioni, di studiosi o più ampi, eccetera, siano benvenuti. Interventi, sì, in fondo. Brevemente. Sì. No, adesso un attimo, sarò breve. Ha preceduto questo. Sì. Armeni e ingressi in Europa. In Italia, quando si parlava di alternanza, era un'alternanza politica tra destra e sinistra, e ci fu un'associazione sulla stampa con l'alternanza alla Turca. L'alternanza alla Turca è che potere ai civili, gente donne, ci si sveglia con i carri armati militari, si sta un duello militare, poi dopo un po' di implicazioni, poi dopo un po' il militare di consegnare le armi ai civili. Ora, questa alternanza cosiddetta alla turca è il vero motivo in relazione all'ingresso in Europa per la sua fattibilità, oltre a svariati altri motivi che per me possono anche essere discussi in una sede meno politico-economica, come le radici storiche, le radici cristiane dell'Europa e tante altre cose. Grazie. C'è quel signore che voleva fare un intervento, se no siamo un po' vicini alla chiusura. Allora io vorrei ringraziare innanzitutto l'ambasciatore Sugarian per la sua presenza, ma anche per quello che ci ha detto in maniera così chiara e limpida. Ringrazio il professor Somaini, il professor Marcello Flores e ringrazio tutti voi per questa serata. Penso che abbiamo affrontato il problema da molti punti di vista, non siamo arrivati a una conclusione, ma mi sembra che da tutti l'insieme di questi interventi sono emerse un po' la complessità di questa cosa, ma anche la complessità che si sta muovendo. Penso che questo sia l'elemento dominante che molti hanno sottolineato, e con questo tipo di speranza
noi andremo avanti a, a lavorare, a lottare e a sperare. Buonasera.